La cosa più straordinaria di un centro culturale è proprio la capacità di attirare, come dire, la parte creativa della gente. Insomma, l'idea che un edificio per la cultura possa essere molto vicino alla gente. Ci sono due aspetti che sono sempre stati molto importanti in questo progetto. Il primo è quello che i volumi fossero alzati rispetto al piano terra, in modo che dalla piazza, dal parco, dalla strada, si potesse vedere la laguna, cioè il mare, verso la luce, questa famosa luce. One thing was clear from the beginning, what Emilio Botteghin called the Luz, the light. And I'm happy you are here, because here you can understand what is the magic of this place, Santander. It's the light, the Luz. Even in a gray day like today, this is great. Looking south, looking the bay, looking the Luz. L'altro aspetto è sempre stato quello di fare in maniera che ci fosse un legame con la città, cioè dalla città si scende e ci sono delle strade e sulla linea di queste strade volevamo che ci fosse un segnale chiaro di appartenenza di questo volume del centro Bottin alla città. Sembra poco, ma alzarsi 6 o 7 metri sul livello della strada già consente, andando verso poi il mare, consente di avere una vista più vasta, più aperta. Quindi questa idea fece sì che nacque abbastanza rapidamente l'idea di tenere assieme, al tempo stesso, dividere la parte più educational, più educativa del progetto, dalla parte legata di più all'arte. Era importante che fosse più che un edificio, fosse un luogo dove la gente potesse riconoscersi, potesse muoversi, salire. Difatti per questo abbiamo chiamato la parte centrale dell'edificio, quello che separa, che unisce i due edifici, abbiamo chiamato Pachinko, uno scherzo di parole. Pachinko è il gioco giapponese. Come, sì, come potrebbe essere il flipper, ecco, questo gioco dove ci sono le palline che si muovono. È un gioco visivo che abbiamo escogitato per immaginare che su questi spazi che connettono i due volumi ci sarà sempre della gente che si muove. C'è una parola che unisce in fondo lo stare assieme con l'incontrarsi in una sala per ascoltare musica o per dibattere, o una biblioteca, o se no andare a vedere una mostra d'arte. C'è una parola che tiene assieme tutto questo, che è la bellezza. Insomma, questo tipo di bellezza, questo tipo di cultura con la C minuscola rende le persone migliori. E gli edifici che sono fatti apposta per questo tipo di cultura, beh, rendono le città dei luoghi più interessanti.